Il team della farmacia Bifolco vi accoglie quotidianamente con un sorriso che apre le porte innanzitutto al benessere e poi al bell'essere, il che non guasta. Non si è fatta attendere la replica piccata del primo cittadino Vincenzo Servalli in merito alla richiesta del consigliere di minoranza Marco Galdi di riconsiderare il progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio a servizio del Paleventi. Considerato che la prima gara per l'affidamento in concessione e realizzazione della struttura è andata deserta, cosa che potrebbe succedere anche in seguito. Un durissimo contrattacco, quello del sindaco Servalli, il quale ha ribadito la necessità di dotare la frazione Pregiato di un parcheggio e di una nuova viabilità, nell'area dove insistono i prefabbricati leggeri e che costerà 2,7 milioni di euro finanziati con i fondi Jessica. Si è creato qualche equivoco nell'opinione pubblica in seguito ad un intervento del consigliere Marco Galdi, l'uomo di Cofima, l'uomo che ci sta costando 350.000 euro all'anno buttati dalla finestra, l'uomo che a un certo momento in una follia, in un delirio amministrativo ha comprato un immobile vecchio di ferro arrugginito che sta lì e con tutta una serie di problemi giudiziari sopra che non ci consentono neppure di provare a venderlo in questo momento. Insomma, questo fior fior di statista di tanto in tanto ci viene a dire che cosa dobbiamo fare, che cosa non dobbiamo fare. Noi vogliamo fare un parcheggio in un'area che è prevista a parcheggio dal piano urbanistico comunale, che è un'area nella quale in questo momento ci sono i prefabbricati ed è oggi, che cos'è? È un'area di degrado della nostra città, è un'area di degrado. Che dobbiamo fare? La dobbiamo lasciare così? Allora che noi immaginiamo dove adesso c'è il campo prefabbricati di Pregiato con area di degrado, che è un'area di degrado, un parcheggio al servizio della città di oggi e di domani, che può essere un'area di interscambio per i pullman, eccetera, eccetera, che è un parcheggio che serve alla frazione, là ci sono molti residenti. Abbiamo lì un campo sportivo che non ha parcheggio, per cui quando c'è una manifestazione le macchine stanno una sopra l'altra. E nella prospettiva di breve e medio periodo avremo anche il Paleventi, perché quello è un obiettivo che la città si deve dare, perché vorremmo rimanere all'eternità quel immobile incompiuto lì. Quindi, in questa logica, ed è un parcheggio che prevede anche una viabilità alternativa, in questa logica noi facciamo un investimento. Allora, a volte io tengo, resisto, perché l'opposizione deve fare il suo compito, perché chi sta qui inevitabilmente deve prendere le critiche, però ogni tanto poi mi stanco e rispondo male. Allora devo dire all'ex sindaco Galdi che lui dovrebbe avere la dignità di stare un po' più zitto e di dare una mano, piuttosto che essere sempre distruttivo nei confronti della città di Cava dei Tirreni.